Buonasera, siamo live e siamo in compagnia di Marco Carparelli, un appuntamento che aspettavamo da tempo, lo abbiamo organizzato per oggi, sabato 25 aprile, e lo ringraziamo per essere con noi. Ciao Marco! Ciao, ciao a tutti. Allora, è un momento, come sappiamo, molto difficile per tutti noi, siamo in casa e stiamo aspettando di capire cosa succederà e soprattutto per noi. Noi amanti del calcio, Non sento niente. È bloccato. mi senti Marco? No, ora no. Mi senti Marco? Allora. Abbiamo forse qualche. Se ci sta sentendo in questo momento. Io sì, ti sento. Vediamo di risolvere prima qualche. Prova un attimo, Marco, prova a uscire e a rientrare. Va bene. Prova un attimo a uscire dal programma e a rientrare. Sì. Allora, abbiamo appunto in linea Marco Carparelli, dobbiamo risolvere alcuni problemi di collegamento. Intanto c'era il primo commento che era Enzo D'Aloisio. Ciao Paolo e ciao Marco. Andiamo a vedere intanto il programma della giornata. Questa sera avremo Bui, Guzzo e Rasero, Matteo Bui, Francesco Guzzo, l'attaccante della Pro Ponte Decimo, l'attaccante delle Morangi, l'attaccante della Superba, con cui parleremo naturalmente di tutto il calcio dilettantistico delle loro squadre e non solo. Vediamo di recuperare il collegamento con Marco, eccolo qua. Marco, ora mi senti? Sì, ti sento. Ok, quindi ti rifaccio la domanda, ecco, era una domanda molto semplice. Intanto, come stai e come stai vivendo questo momento, non solo da calciatore, ma da uomo, come lo stai vivendo? Intanto ti dico che sto molto bene e da uomo lo sto vivendo serenamente. Dispiace per tutto quello che sta succedendo, sicuramente. Però purtroppo bisogna adattarsi e andare avanti aspettando nuove disposizioni. E invece da calciatore devo dire solo che mi manca il calcio, mi mancano i miei compagni, mi manca tutto, ecco. E sto continuando ogni giorno a fare una decina di chilometri, mi tengo sempre in forma e aspetto. Aspettiamo e vedremo. Ecco Marco, non so se tu mi senti, ma vedo la tua immagine bloccata, Io ti sento. quindi non so se mi riesci a sentire in realtà. Io ti sento. Tu mi senti? Ok, allora. Perfetto, perfetto. Allora, intanto andiamo avanti con i messaggi. Roberto Acampora, ciao Bomber, poi ancora Hamza Sfingiari, è semplicemente un grande, insomma. Hai fatto una grandissima carriera da professionista e poi ne parleremo e non stai smettendo, ma hai insomma tantissima voglia di continuare. Classe 76, quindi siamo sui 44 anni, ma insomma non hai nessuna intenzione di smettere, no? Avevi già pensato quale poteva essere il tuo ultimo anno o non ci stai pensando, stai vivendo alla giornata? Intanto ringrazio questi messaggi che stanno arrivando, li conosco anche bene
Sì, come hai detto te, sono alla soglia dei 44, il 4 di giugno farò 44 anni. Non c'ho in testa, non c'ho per niente voglia di smettere, ecco. Sto bene fisicamente, sto bene mentalmente, ho voglia di far bene e continuare a far bene, ecco. Di dare il mio contributo alla mia squadra e di dare il supporto da professionista per tutti i giovani. Ecco, quando hai dovuto pensare di smettere nel professionismo e scendere nei dilettanti, non hai avuto alcun dubbio su quale fosse la squadra? Se non sbaglio, la trafila è Pietra Ligure, Millesimo, Loanesi e poi Social Borghetto. Ecco, il Pietra Ligure è stata la prima che ti ha chiesto di andare a giocare con loro? Sì, è stata la prima perché io d'estate avevo deciso di non allontanarmi più da casa mia. E ho avuto delle proposte in Lombardia a livello di eccellenza interregionale, però non volevo più spostarmi, volevo stare qua perché qui c'ho anche altre due bambine, due figlie mie. E il Pietra mi ha fatto, abbiamo parlato un po', ma siamo riusciti a trovare un accordo per poter cominciare una nuova avventura. Ecco, io ricevo le tue parole un po' in ritardo, quindi non ti stupire se aspetto a farti poi la domanda successiva, perché ho un ritardo pazzesco nelle tue parole. Intanto continuano i messaggi, ma ogni giorno fai 10 km, ti chiede Roberto Acampora, poi dimostri 10 anni di meno. Meno male. Ciao Marco da parte Enrico Parodi, Marco Bassottini, sei un grande, ecco. Confermi che fai 10 km al giorno, Marco? Sì, confermo, confermo, confermo. Tutti i giorni mi preparo e vado a correre perché non riesco a star fermo. E se ci saranno delle dispositive che ci faranno ritornare a giocare, cosa che sicuramente sarà molto difficile, però perlomeno mi tengo in forma. Ecco, parliamo proprio di questo, della ripresa. Sembra sempre più difficile che i dilettanti possano riprendere a giocare. Tu cosa pensi? Si potrà riprendere? Che sensazioni hai? Poi ti chiederò dopo dei professionisti. Intanto parliamo dei dilettanti. Credi che i dilettanti possano riprendere o dobbiamo già pensare ormai alla prossima stagione? Ma secondo me non ci sarà nessun tipo di ripresa, anche perché nei dilettanti, come ben sai, ci sono delle disposizioni che non sono sicuramente idonee a questo tipo di emergenza. Decideranno il da farsi se congelare il campionato e mantenere le classifiche senza fare retrocessioni come era stato detto, o altrimenti cancellarlo direttamente. Ecco, quindi tu dici senza retrocessione oppure cancellare direttamente. Poi ci sono tante altre opzioni. C'è chi dice che si potrebbe riprendere questo campionato a settembre. C'è chi dice che appunto andrebbe annullato, c'è chi dice che bisogna promuovere la prima e retrocedere l'ultima, cioè tu fra tutte queste ipotesi qual è quella che ti sembra più intelligente? Ma secondo me il fatto di cancellarlo definitivamente, secondo me sarebbe un fallimento da parte di tutte le società. Perché quest'anno, all'inizio del campionato, tante società hanno fatto degli investimenti a livello economico e a livello anche di strutture sportive, come ha fatto il nostro presidente, il nostro vicepresidente. Secondo me sarebbe meglio congelarla, non perché il Social Borghetto è primo in classifica, ma perché
e sarebbe la cosa più giusta. Sarebbe la cosa più giusta congelare, far salire le prime due del campionato e non fare retrocedere nessuno. E questa che dici te, infatti, dovrebbe essere l'ipotesi più plausibile, quella che la federazione sta calcolando. Intanto Enrico Parodi mi dice se mi fai salutare da lui, quindi Marco, se vuoi salutare Enrico perché ci tiene. Ciao Enrico, un abbraccio, forza Genoa, che so che sei un grande genoano. Poi c'è Vladimiro Santon, ci chiede: cosa ne pensa del campionato del tuo girone? Quale squadra ti ha impressionato? Quale calciatore ti ha fatto più impressione? Vedi Moresco dell'Altarese. Quale partita che pensavi di vincere avete perso per vostra poca finalizzazione? E degli arbitri genovesi, cosa pensi anche le donne quando vengono insultate? Insomma, una domanda abbastanza lunga, vada se riesci a rispondere al nostro ascoltatore. Ma guarda, per quanto riguarda le squadre del campionato, quest'anno è stato fino a quando l'hanno stoppato, è stato un campionato veramente molto bello. Molto bello perché abbiamo incontrato delle squadre con giocatori importanti e giovani importanti, che c'è stato molto ma molto rispetto nell'arco del campionato. Ci sono giovani molto forti, molto bravi, e che dire... Gli arbitri genovesi fanno il loro lavoro e purtroppo nel calcio e nel lavoro sbagliano tutti. Ci sono le donne che danno una mano anche loro in questo momento, ma insultarli non ha sicuramente senso, bisogna rispettare il loro lavoro e andare avanti. Tanto ci scrive Davide Brignoli, che è il tuo compagno di squadra, semplicemente un grande, anche lui ex genoano, insomma, diciamo che nella vostra squadra non manca l'esperienza. No, non manca, e ti posso dire che la nostra squadra è una squadra di, è come se fosse una grande famiglia, siamo tutti uniti, abbiamo un grande gruppo, un grande allenatore, un grandissimo presidente Andrea Ferrara, un vicepresidente Marco Accame, e poi ci sono tutti i dirigenti che stare ad elencare, che bisognerebbe ringraziarli tutti per tutto il lavoro e tutto quello che hanno fatto fino adesso, in questi anni anche. Per quanto riguarda la mia squadra, è una squadra veramente fantastica che auguro a ogni giocatore di avere un gruppo così. Grande presidente Ugo Piave. Infatti qua ti scrive Ugo Piave, ciao Marco, e quindi possiamo cominciare ad andare un po' indietro, no? Cominciamo ad andare indietro, allora approfittiamo di questo messaggio di Ugo Piave per parlare un po' della tua parentesi alla Loanesi. Sì, la parentesi alla Loanesi è stata una parentesi, non è una parentesi, perché è il cuore di Loano, il cuore della Loanesi. Il presidente mi ha dato la possibilità, l'opportunità di tornare a giocare nella squadra del mio paese, della mia città, e lo devo solo che ringraziare perché ci sono stati alti, bassi, momenti belli, momenti brulli, ma brutti, ma nel calcio purtroppo questo accade, però è un amico, è una grandissima persona e lo stimo moltissimo, veramente. E qui abbiamo messo una foto appunto con la maglia della Loanesi. Approfittiamo per andare indietro e continuiamo piano piano. Allora, vediamo alcune foto abbastanza recenti, poi torneremo indietro. Ecco, questa, se non sbaglio, è la maglia del soccer, no? Del soccer Borghetti. Io non la vedo.
senti? Ecco, ora Marco, mi senti? Sì, ora ti sento, sì. Sì. Ecco, la vedi ora la foto? No, io non la vedo. Allora, abbiamo messo la foto con la maglia a scacchi, quella bianca rossa del soccer Sì. Borghetto. Poi vediamo ancora. Questa invece è la maglia del Pietra Ligure, però dovresti vederla perché noi la vediamo online. Questa è la maglia bianca-azzurra del Pietra Ligure, poi questa era un'altra maglia molto bella, sempre del Pietra Ligure, una maglia molto originale, bianco-blu, con la fascia di capitano. E Ok, insomma, questo è ah sì, è il tuo passato nel adesso la calcio vedo. dilettantistico. Ah, ok, ecco. Quindi ti chiedevo un po', commentiamo un po', ecco, dopo Loano andiamo indietro e commentiamo un po' Millesimo e Pietra Ligure, che sono state un po' le tue prime squadre dopo il ritorno in Liguria. Sì, allora intanto partiamo da Pietra Ligure. Da Pietra Ligure sono stati 2 anni belli, molto belli. E abbiamo fatto due campionati veramente di alto livello. E ho sempre cercato di dare il massimo, il mio contributo sia alla società che alla squadra, facendo parecchi gol, specialmente il primo anno che avevo fatto 42 gol. Prima categoria, però abbiamo perso praticamente la finale playoff contro il Taggia. Per quanto riguarda Millesimo, è stato un anno importante perché sono stato richiesto da loro tramite un mio grande amico, tra l'altro anche un grande allenatore, Fabio Cordiale. Abbiamo fatto questa avventura a Millesimo e facendo anche dei gol, avendo una buona squadra insieme, siamo riusciti a vincere subito il primo anno il campionato. Intanto stiamo mandando i messaggi. Ugo Piave, un campione, un vero uomo, poi chiede dov'è Giorgia, ma vedo che poi Giorgia risponde Sì, subito. è la Io mia sono in compagna. un'altra stanza. Poi, ciao Paola, te e ai tuoi ospiti, ancora, ciao da Marco Mineo. Poi ancora, Gabbro Gamba, grande Marco, che bomber, conosciuto di persona, rientro da Pistoia con suo gol al 90° su cross di Ruotolo. E poi ancora grande, grande Marco. Allora, continuiamo a tornare indietro, Marco. Vediamo un po' cosa ti tiro fuori. Allora, questa è una delle foto più belle che hai sul tuo profilo Facebook. Questa è la maglia del Pisa, questa è una rovesciata con la maglia del Pisa. E poi qui abbiamo la fascia di capitano del Pisa. Quindi parlami un po' della tua avventura col Pisa. Ci ho lasciato mezzo cuore praticamente a Pisa. A Pisa sono andato in un momento non facile perché loro arrivavano da un fallimento, erano ripartiti dall'interregionale, dalla Serie D. Io giocavo a Grosseto in Serie B e fui chiamato dal presidente, che tra l'altro il presidente Camilli aveva anche il Pisa come società e mi fu chiesto se volevo andarci. Io, conoscendo la piazza, conoscendo i tifosi, ho accettato immediatamente. Ho accettato immediatamente e da lì è partita la scalata per riuscire a portare il Pisa nei professionisti. E così è stato, ci siamo riusciti con i miei gol, con il mio contributo e con il contributo di un pubblico fantastico.
Poi pian piano possiamo continuare andare indietro. Io le cito un po' a memoria: Grosseto, Cremonese, l'Empoli, il Genoa. Naturalmente alla Sampdoria ci arriveremo più tardi. Andiamo a vedere altre immagini e cominciamo ad andare un po' nella capitolo Genoa. Ti faccio vedere questa foto cosa ti ricorda? Chi ti ricorda? Alessandro, vediamo, Manetti. Tra un po' la vedrai. Sì. Alessandro Manetti, assist man di un gol nel derby. Sì, infatti quando abbiamo intervistato anche Alessandro ci ha ricordato, fra le tante cose che ha ricordato, che fu lui proprio a battere il calcio d'angolo di quel derby e lo andiamo a prendere. Eccolo qua, questo fu il colpo di testa sotto la Nord, no? Che ormai è diventato famosissimo e avrai visto mille volte questa foto. Sì, sicuramente, queste qui sono, penso che sia il sogno di ogni calciatore, di ogni giovane, di riuscire a fare gol in un derby e sotto la gradinata. È un gol vittoria, un gol importante, un gol che io lo amo, ecco. Amo questo gol e amo questa gente. Allora, intanto Roberto ti chiede: ma dove vai a correre? Ti puoi allontanare solo di 300 metri e tu fai 10 chilometri. Grande Marco, forza Genoa. Lo puoi rassicurare? Sì, tranquillo. Io le disposizioni che danno le tengo sempre. Vado nell'arco di 300 metri, e vado, torno, fin quando non arrivo all'obiettivo. Ok. Allora, andiamo a tirare fuori qualche altra foto, sempre di quell'epoca. Eccola qua, questa è un'altra esultanza, sotto la Nord, credo. E poi, addirittura, andando ancora indietro, qua c'era una delle tue prime presentazioni quando arrivasti a Genoa. Queste sono foto scattate al Pio. Sì. E poi te ne faccio vedere un'altra. Qua portavi in trionfo Serse Cosmi. Che ricordi hai di Serse Cosmi? È un uomo, un allenatore, un amico fantastico. Io arrivai a gennaio dell'anno 2005, quando i primi sei mesi li giocai a Siena. Arrivai lì, me lo trovai davanti e, conoscendolo non di persona, come nome e tutto, mi ha fatto un'impressione grande. Mi ha aiutato tantissimo, e mi ha insegnato tanto, e poi alla fine si è rivelato quello che era, un vincente, e ci ha portato al trionfo. Poi è successo quello che è successo, però la squadra ha vinto sul campo e il pubblico ha vinto sugli spalti. Allora, io tanto chiedo scusa agli ascoltatori, ma come dicevo, ricevo in ritardo di circa un minuto le parole di Marco, quindi mi serve un pochino per recuperare. Ti faccio vedere la foto del presidente, è un personaggio molto controverso, insomma, metà dei tifosi lo amano e l'altra metà lo odia. Il tuo pensiero su Enrico Preziosi? Ma io non posso dire niente. La gente che lo ama c'è, cioè, la gente che lo odia anche, loro sanno i loro motivi, io non li vivo all'interno, e io lo conosco per quello che ha dato, perché io ho fatto solo un anno con lui nell'anno 2005, è successo quello che è successo, ma io non voglio entrare in queste cose perché non sono cose che mi riguardano. Però è un uomo che ha speso tanto, ha dato tanto, sicuramente ha fatto i suoi errori,
e la gente in questo momento sta capendo che lui abbia fatto questi errori. E intanto Ugo Piave ti chiede, Marco, quanti anni hai? L'abbiamo detto, sei del 76, però forse qualcuno non ci crede. No, qualcuno non ci crede, perché insomma, in effetti 20... ne dimostri molti meno. Grazie, 24, di 24. Tanto lui lo sa quanti ne ho, quindi... Effettivamente questi 10 km al giorno ti ringiovaniscono assolutamente. Allora, andiamo ancora un po' indietro e tanto poi qualche domanda sulla Samp te la devo fare. Quindi, certo. Quando hai iniziato c'era anche una figurina Panini, no? Era questa qua. Insomma, questo è un passato che insomma tu avevi un po' di ciuffetto in testa, no? È un passato che rinneghi, che non rinneghi. Ieri quando abbiamo avuto Matteo Solari ha detto che quando andavate a fare le macchinate insieme non si ricorda se tu eri già genuano a quell'epoca, ha buttato un po' la miccia ieri sera Matteo. Cosa ricordi di quel periodo comunque, perché tu hai iniziato lì, hai fatto i primi gol, insomma faccio vedere un'altra immagine che era un ricordo di una partita qua, insomma dove con Mancini Mihajlovic avevi segnato uno dei tre gol della vittoria del Milan, insomma. Il periodo alla Samp, che ricordi hai? Che ricordi ho? Io non rinnego niente, assolutamente. La Samp non la rinnego, anzi io devo solo ringraziare perché mi hanno fatto entrare nel calcio che conta, sicuramente. Matteo dice che lui non si ricorda, ma io sinceramente... Sono sempre stato genuano, quindi c'è poco da dire. Io dico solo grazie alla Sampdoria perché è giusto dirlo, è giusto ringraziare perché mi ha dato tanto, mi ha fatto entrare nel calcio che conta. E non posso rinnegare niente, posso solo che dire grazie e basta. E mi ha fatto scoprire, mi ha fatto giocare con dei campioni. Quanto dei grandi campioni. Di solito capita tanti. Capita tanti ragazzini o genuani o sandoriani di essere chiamati dall'altra parte, no? A giocare dall'altra parte. Che emozioni si hanno? Cioè, può succedere che qualcuno rifiuti di andare a giocare dall'altra parte proprio per non andare a giocare con quella maglia? Ecco, nel tuo caso non è successo, tu hai comunque giocato da genuano con la maglia della Samp e ti sei tolto le tue soddisfazioni. Conosci gente o pensi ci possa essere gente che potrebbe rifiutare di andare a giocare con l'altra maglia? Sicuramente ci saranno dei ragazzi che, avendo il cuore di una sponda e andare a giocare in un'altra, rifiuterebbero, ma il consiglio che posso dare io è di non rifiutare niente perché potrebbe essere una rampa di lancio che può farti cambiare le cose a livello calcistico. Poi in base a uno come si comporta può arrivare ad alti livelli. Io dico solo di continuare ad andare avanti, a lavorare seriamente senza dire una parola, ascoltare quello che si dice dei giocatori più esperti, più anziani, come si dice, e di pedalare perché il giovane di adesso deve solo pensare a lavorare, a chiudere la bocca e a pedalare, perché in questo momento tanti giovani non gli si può più dire niente, sono più permalosi, pensano alle scarpe belle, pensano ai capelli ingellati e a fare bella figura. Invece lì bisogna essere chiari, bisogna chiudere la bocca, pedalare e cercare di sperare di arrivare ad alti livelli. Allora, c'è Roberto Campora che insiste con un messaggio, poi mi dicono che non mando i messaggi, io te lo mando, poi se vuoi rispondono. Chissà com'era contento Bosottini quando hai fatto gol nel derby, grande Marco.
Non so se vuoi rispondere o se lo lasciamo scorrere così. Sicuramente, ma io rispondo perché, ripeto, sono una persona umile, una persona che non ha nessun tipo di problema. E sicuramente l'avrà visto, avrà rosicato sicuramente, ma non sono queste cose che mi fanno andare avanti. Io sono tranquillo e vivo la mia vita, vivo la mia famiglia, vivo i miei amici, vivo la mia squadra e basta, vado avanti così. Poi andiamo avanti, Alessio Bisio ti scrive: Marco, ti ricordi quando siamo andati con il Genoa al torneo di Bergamo, bei tempi, poi le nostre strade si sono separate purtroppo. Sì, mi ricordo, ciao Alessio, me lo ricordo molto bene. Purtroppo poi io fui scartato e poi dopo tornai, quindi va bene così. Alessio, ti mando un grosso abbraccio, un saluto. Allora, un altro messaggio, Fabio Lucarino, un saluto a tutti e due. Se avesse segnato un gol vittoria nel derby sotto la norma con la maglia della Samp, come avrebbe esultato? Questa è una domanda abbastanza divertente, piccante, vediamo un po'. Non lo so, sinceramente non si può sapere, però ci sta che non avrei esultato, un po' come fa Quagliarella quando segna contro il Napoli. E come è giusto che sia, per rispetto della fede, per rispetto della maglia che uno tifa, quindi potrebbe essere il fatto che io non avrei esultato proprio come fa Quagliarella quando segna contro il Napoli, come fanno altri giocatori, perché c'è stato un anno che io col Grosseto sono andato a giocare a Marassi contro il Genoa in Coppa Italia, feci gol sotto la gradinata nord e non ho esultato per rispetto della tifoseria e del cuore per il Genoa. Mattia Garofalo ti chiede: ciao Marco, escluso me, qual è il giocatore più forte con cui hai giocato? No, ciao Matti, lui è un ragazzo splendido, che ha delle qualità incredibili. Abbiamo giocato insieme il primo anno del Soccer. E Matti, dico solo che tu sei il giocatore più forte, non ce n'è altri più di te. Allora, la domanda te la faccio io doppia. Nei dilettanti, qual è il giocatore più forte con cui hai giocato? E invece nei professionisti, qual è stato? Io posso immaginare Mancini, però magari non è lui. Dimmi tu, il più forte nei professionisti e il più forte nei dilettanti? Sì, come dici te, il più forte dei professionisti non si può che dire Roberto Mancini. Roberto Mancini, perché io penso che qualsiasi giovane che ha 18 anni e si trova davanti una persona importante, un campione come Roberto Mancini, ascolta sempre quello che gli si viene detto. E io ho sempre fatto così, ho sempre cercato di ascoltare i suoi consigli e di andare avanti come ho sempre fatto, ecco. Per quanto riguarda nei dilettanti, un giocatore bravo con cui ho giocato, ci sono un po' di giocatori, specialmente dalla parte dell'attacco. Ecco, in questo momento abbiamo un giocatore come Alessio Auteri, che è un giocatore importante, un giocatore che è arrivato da noi a dicembre, ci sta dando una grossa mano, ha delle qualità importanti.
In questo momento posso dire lui, ecco. Flavio Vorella scrive: persona esemplare, giocavi, adesso facevi 20 gol a stagione e in effetti ti stavi avvicinando a vincere anche questa classifica cannonieri. Torniamo un attimo ai professionisti. Volevo chiederti, tu che hai giocato ai professionisti, in questo momento secondo te è giusto che si faccia di tutto per far riprendere la Serie A e la Serie B, anche magari ammettendo a rischio in un certo senso la salute dei professionisti? Cioè è giusto che loro debbano riprendere a tutti i costi perché fanno parte di una grande azienda? O no? Secondo me non è facile cercare di prendere delle decisioni del genere. C'è un business talmente enorme in Serie A che è al di fuori dal normale. Sicuramente quello che ho pensato io parlando qui a casa. E il fatto sarebbe: se vuoi far riprendere un campionato, vuoi farlo a porte chiuse, ok, però lì devi tenere i giocatori in quarantena, allenatori, dottori e tutto lo staff per in ritiro tutti insieme e fino alla fine del campionato. Se tutte le squadre facessero in questo modo, incontrerebbero persone, calciatori che non sono contagiati da queste cose, ecco. Ho capito, ecco. Invece Filippo Pippo Caffieri si chiede: Marco, ma è vero che per venire a Praia tornavi Doriano? Ciao Pippo. Eri stato molto vicino alla Praese. Sì, sono stato vicino alla Praese, ma sarei andato perché Pippo è un amico, però sicuramente non tornavo Doriano. Non è che non tornavo perché non sono mai stato Doriano, però andavo lì per far bene, cercare di dare il mio contributo alla Praese. Ecco, tornando a quel al discorso Samp Genoa, ti ha mai creato problemi particolari questa situazione, ovvero al di là del semplice sfotto o di un po' di antipatia, no? Che sicuramente potrei aver provocato, ti ha mai creato qualche problema per insulti o momenti spiacevoli che vadano un po' al di là della normalità? Sì, mi ha creato. Ti dico, sorrido perché mi viene da ridere. Sì, ma alcuni problemi sono stati creati quando praticamente andai a giocare dalla Sampdoria dopo tanti anni, tornai al Genoa. Sicuramente ci sono stati degli screzi per quanto riguarda il livello calcistico, perché avevo fatto un passato alla Sampdoria, ma non conoscendomi, non giustamente il tifoso non riusciva a capirlo. Io nel mio ho cercato di dimostrare il mio valore, di dimostrare il mio attaccamento alla maglia, il cuore, e ho sempre cercato di allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, di dimostrare che di lottare col cuore per la maglia e di uscire sempre dal campo con la maglia sudata, che secondo me è quello che vuole il tifoso, e l'attaccamento e uscire dal campo con la maglia sudata. Io sono uno di quelli. Arrivano ancora messaggi. Il nostro amico Davide Brignoli ti dice: facci sentire il colpo da biliardo in diretta.
Grande. Come ripeto, io ricevo un po' in ritardo l'audio di Marco, quindi ho dei momenti di silenzio, ma è per questo motivo qua, perché stasera ho qualche problema di connessione e sto sentendo due cose diverse con le due orecchie. Poi, Alessio Rotunno, com'è fare gol in un derby sotto la Nord da tifoso del Genoa? Vabbè, ne abbiamo già parlato, però se ce lo vuoi raccontare di nuovo ad Alessio che si è collegato ora, com'è fare gol in un derby sotto la Nord da tifoso del Genoa? Penso sia la cosa più bella che un calciatore potrebbe sognare, ecco, potessi sognare, perché è una cosa, secondo me, una felicità, un'emozione indescrivibile, indescrivibile quando fai gol e vedi tutta quella massa di gente che ti viene, che scende giù, che ti viene incontro. Penso che sia il sogno che ogni calciatore vorrebbe. Allora, Marco Messina chiede chi è stato il tuo compagno di squadra più forte nel Genoa. Ecco, fra tutti i compagni di squadra rossoblu, qual è stato il più forte di tutti? Allora, a livello, nei primi anni che io giocai nel Genoa, il giocatore più forte era come si dice, il mio gemello Mino Francioso. Mino Francioso è stato una spalla importante, un amico, una persona veramente importante, ecco, e che ancora adesso i nostri rapporti ci sono sempre, perché ogni festività ci mandiamo gli auguri, quindi è una persona veramente importante. E nell'anno invece del 2005 non si può che dire che il giocatore più forte era Diego Milito. La domanda di Francesco Pardossi, mi scusi signor Carparelli, ma invece cosa ne pensa di Pisa? Anche qui ne abbiamo già parlato prima, magari Francesco si è collegato soltanto adesso, quindi se vuoi tornare un attimino su Pisa e sulle emozioni che hai provato a Pisa. Tanto lo conosco, ciao Francesco, grazie per questa domanda, perché tanto lo so, ti conosco. E come ho detto prima, ho lasciato mezzo cuore a Pisa, ho lasciato mezzo cuore mi sarebbe piaciuto rimanere per dare il mio contributo, per tornare a una serie B come sono adesso, nel calcio che conta, che la tifoseria merita. Purtroppo non è così, però ho un pezzo di cuore lì e faccio il tifo anche per il Pisa, perché se lo merita. Invece, Luca Chicone ci chiede: ti piacerebbe tornare in società, intende al Genoa, con un ruolo dirigenziale? Mi piacerebbe, sì, sarebbe magari più che altro. Mi piacerebbe, vedremo, vedremo. Io sono qua e faccio il mio, sicuramente non sono io che dovrò propormi per queste cose. Mi piacerebbe perché rimanere nel mondo del calcio non sarebbe, sarebbe un sogno, ecco, un sogno per me. Fabio Lucherino torna all'attacco. Matteo Sereni era più bravo come portiere o come donnaiolo? Entrambi, entrambi. Ciao, ciao, anzi, saluto Matteo Sereni perché è un amico vero, veramente. Intanto, il mio amico Alessio Rotunno mi chiede se ho già pianto. Devi sapere, Marco, che io tutte le sere chiedo dei contributi per Settimana Sport perché siamo fermi in questo momento senza campionati, quindi non abbiamo le pagine del secolo.
e quindi siamo assolutamente senza entrate economiche e quindi chiediamo sostegno a Settimana Sport, c'è un conto PayPal per chiunque volesse aiutarci, possiamo dare anche un IBAN, anche un contributo piccolo, simbolico, però lo chiediamo a tutti quelli che ci ascoltano e che ci seguono e che fanno parte del Calcio in Liguria per portare avanti il nostro lavoro. Ricordiamo anche le puntate più viste, 6.700 visualizzazioni Lucchetti Morando, 5.400 Lombascia Rotuno, 3.200 Poggi Maisano, 2.700 Fioretti Riolfi, Bernabei Faraci Bravo e Cagnana, 2.708 Neri Grazzini Lovera e Pelanda. Questi sono un po' di numeri delle nostre visualizzazioni. Poi andiamo avanti, Paolo Gallitto ti chiede: puoi spiegare ai ragazzi dilettanti non più giovanissimi come ci si deve allenare per continuare a divertirsi e a star bene anche a 44 anni? Spiegare, bisogna, come dico sempre, dare sempre il 100% degli allenamenti, cercare di fare le cose giuste a livello calcistico, a partire dallo stretching, a partire dal, come si può dire, prima e dopo l'allenamento, cercare di arrivare prima e fare un determinato lavoro, fare l'allenamento al 100%, dare sempre il massimo, fermarsi dopo l'allenamento per cercare di stirare i muscoli e poi andare a fare la doccia. Io penso che sia la cosa base del calciatore questa, perché ti fa andare avanti e poi ci vuole passione, tanta passione e tanto cuore per questo sport. Luca Chicone ancora scrive: si leccherebbero le dita con uno come te davanti, insegna a quei cattari che abbiamo davanti a metterla dentro. Qua è un pochino ingeneroso nei confronti degli attaccanti del Genoa. Cosa pensi del Genoa attuale e in particolare degli attaccanti del Genoa attuale? C'è chi rimpiange Carparelli? Io posso dire intanto magari, perché ancora adesso sicuramente darei il mio contributo e cercherei di dare veramente qualcosa in più. Per quanto riguarda la cosa attuale del Genoa, è stato un anno un po' difficile questo, sono stati cambiati due allenatori, adesso è arrivato l'amico Davide Nicola che sta cercando di tirare fuori dalle zone dietro della classifica. Sta andando bene e speriamo che continui così. Per quanto riguarda gli attaccanti che segnano poco, purtroppo, ripeto, la piazza di Genova merita qualcosa in più, quindi posso dire solo agli attaccanti di dare di più, di metterci cuore, passione, anima per questa maglia, perché tanti sognerebbero di giocare in un club, il club più antico d'Italia, e in un club come il Genoa. E sicuramente di dare qualcosa in più perché ce n'è bisogno dei loro gol. Intanto ci scrive Claudio Faggiano, presidente del Pietra, che salutiamo. Ciao Claudio, una grande persona. Marco, grande esempio per i giovani. Vuoi rispondere a questo messaggio di Claudio? Ciao Claudio, un abbraccio e ti ringrazio. Io spero che per i giovani sono un esempio più che altro, perché io vorrei ritornare giovane e io vorrei che i giovani abbiano, visto che hanno la fortuna di avere delle qualità importanti, di giocare al gioco più bello del mondo, di continuare a fare i giocatori però con la testa giusta. Alessandro Babiglia invece ti chiede: vorresti fare, una volta che smetterai, vorresti fare l'allenatore o il dirigente? Bella domanda. Allora, l'allenatore sì, mi piacerebbe farlo, non ho ancora cercato di fare il patentino,
però dovrei cambiare un po' di carattere, cambiare un po' il carattere perché sono un po' un bonaccione, ecco, sì che se mi fai arrabbiare allora cambio totalmente, però secondo me quando passi dalla parte opposta di quando giocavi devi avere un certo tipo di rapporto, un certo tipo di mentalità. E mi sta venendo, per carità, mi sta venendo. Vedremo, vedremo cosa fare e decideremo poi. Invece Riccardo Costa ti chiede, grande Carparelli, io lo vedrei bene come allenatore delle giovanili del Genoa, a insegnare cosa vuol dire indossare quella maglia. Ti piacerebbe, beh, lo hai già detto prima, però insomma vedo che c'è tanto affetto da parte dei tifosi che ti rivorrebbero in qualche ruolo con la maglia rosso-blu. Sì, mi piacerebbe, lo spero e vedremo, vedremo, sì. Grazie comunque. Stefano Ratazzi ti dice: penso che l'alimentazione sia fondamentale allo stesso livello dell'allenamento. Puoi chiedere cosa ne pensa se fa qualche dieta particolare. Beh, io credo che per arrivare rimanere a certi livelli, no, penso che anche l'alimentazione, no, sia importante. Sì, certo, è importantissima l'alimentazione e secondo me bisognerebbe fare anche molti sacrifici, ecco, per arrivarci. E il giusto, mangiare il giusto sicuramente, per cercare di non assimilare grassi, perché quando si assimilano i grassi si fa poi fatica a perderli, quindi penso che sia la cosa base, ecco. Allora, poi c'è Matteo Gazzia, scrive la persona più brava che c'è, poi abbiamo Luca Patacchini, Forza Pisa Bomber, Cinzia Capizzi, Willy Di Salvati, Bomber Vero, e poi un'altra domanda invece da parte di Marcel Cano. Ciao Marco, secondo te qual è stato l'allenatore più preparato che hai avuto nei dilettanti? Nei dilettanti ne ho avuti un po' di allenatori preparati, quasi tutti, quasi tutti, perché quando uno fa quel ruolo tutti sono preparati, quindi non posso dire chi è il migliore e chi non è il migliore. Io tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno insegnato qualcosa e mi stanno insegnando ancora adesso, quindi secondo me, quelli che ho avuto sono tutti allenatori importanti. Ecco, invece una domanda che ti faccio io, nel calcio dilettantistico, qual è la situazione del calcio dilettantistico ligure, sia a livello di persone che a livello di strutture? Cioè, dove si può migliorare? Anzi, questo periodo di sosta serve molto anche da riflessione per tanti dirigenti per capire cosa si potrà fare, perché ci sarà una grossa crisi, quindi qualcosa andrà migliorato. Secondo te, dove va migliorato il calcio dilettanti in Liguria? Ma guarda, come ti dicevo oggi al telefono, mi fa piacere dirlo perché io le squadre che ho incontrato a partire dalla seconda categoria, arrivare alla promozione, arrivare in prima categoria, ho sempre incontrato squadre con dirigenti, allenatori e giocatori che hanno veramente un grandissimo rispetto. E questo gli fa onore a tutte le squadre che ci sono state, che ci sono ancora adesso, ecco. Per quanto riguarda questa riflessione, sicuramente ci devono essere delle cose da poter aggiustare a livello di campi, a livello di strutture, perché secondo me potrebbe essere una fase importante, ecco, di questo calcio dilettantistico. Ancora qualche messaggio? Cristian Bruno, grande Marco, Bomber Vero, un abbraccio. Ciao Marco, grande esempio di professionalità da parte di Ivan Monti. Marco Scarfò,
Marco, faresti ancora la tua parte nel Genoa attuale, tanti sono convinti di questo. E Roberto Campo dice: perché una sera ti metti in contatto con il professor Bassetti, l'infettivologo, insomma, che ci sta dando delle informazioni in questi 2 mesi. Una domanda, Marco, la tua carriera pensi di finirla lì al Soccer Borghetto, o magari arrivasse qualche altra offerta, per carità, potresti anche prenderla in considerazione? Ti dico, allora, io la mia testa ormai è qui al Social Borghetto. Social Borghetto, perché, come ti dicevo prima, è una grande famiglia, e ci sono qui da quando è stata fondata. Il presidente Andrea Ferrara è un fratello, un amico, e il vicepresidente Marco Accame sono persone che veramente ti prendono il cuore, tutti i dirigenti che noi abbiamo. E quindi a livello dilettantistico penso di finire la mia carriera al Social. Poi chissà, magari arriverà una chiamata dai professionisti, scherzo. E allora sarebbe il top, la ciliegina sulla torta, ecco. Pensi che l'anno prossimo giocherai in promozione? Me lo auguro perché quest'anno è stata fondata una squadra, è stata con dei valori importanti, sono stati fatti dei sacrifici a livello di strutture, a livello di giocatori. E io penso che, non dico che siamo stati, che fino adesso siamo stati più forti, però abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e non per niente fino adesso siamo là in prima in classifica. Io non do demerito a nessuna squadra che abbiamo dietro, però secondo me il Social Borghetto come il Ponte Lungo meritano veramente la promozione. Siamo arrivati alla fine di questa bella ora insieme. Marco, io ti ringrazio tanto e ti lascio spazio per un ultimo intervento, quindi direi un saluto al tuo gruppo del Soccer Borghetto e un messaggio in generale al mondo del calcio, sia professionistico che dilettantistico. Cosa ti senti di dire in questo momento di sosta forzata, un tuo messaggio e poi un saluto? Niente, voglio dire di stare a casa fino a quando abbiamo queste disposizioni, perché non è mai successa una cosa del genere nella vita. Ci stanno dando delle disposizioni giuste, pian piano la linea sta scendendo e cerchiamo di non esagerare, di stare a casa fino a quando ce lo permettono e di continuare ad allenarsi tutti insieme. E per quanto riguarda voi, io vi ringrazio perché è stata veramente una cosa bellissima questa intervista. Io ti ringrazio, a te, ringrazio a tutte le persone che hanno speso un minuto per mandarmi un messaggio, per dirmi parole bellissime, e spero di rifarla, perché veramente è stato molto bello, ecco, ti ringrazio veramente di cuore. Grazie davvero Marco, sei stato molto gentile, ti do già appuntamento, magari quando si riprenderà a giocare faremo un'altra intervista, sperando di parlare presto di calcio giocato. Stasera alle ore 22 torneremo a parlare di prima categoria con Matteo Bui, Francesco Guzzi, Gianluca Razzero. Io ringrazio ancora molto Marco Carparelli, grazie di essere stato con noi e speriamo davvero di sentirci presto per parlare di calcio. Ciao Marco, ciao, buonasera, grazie a tutti. Ciao.